Ma riso la spuma, grazie! Prendi il bastone. Grazie Marisa. No, mi spumina che oggi mi sono. Le qua sono tutte uguali e non so cosa portare. Cioè, sono tutte le stesse. Se la liberalizzazione dei mercati mondiali è la soluzione per lo sviluppo economico dei paesi ricchi e poveri, essa non deve avanzare a spese delle culture indigene e della biodiversità ad essa legata. Le popolazioni indigene hanno il diritto di preservare i loro stili di vita e sono depositarie di conoscenze preziose su come gestire gli habitat e le risorse naturali in maniera sostenibile. Gran parte di queste conoscenze è passata oralmente di generazione in generazione, quindi la perdita delle loro lingue equivale alla perdita di intere enciclopedie e saperi. L'Organizzazione delle Nazioni Unite non può e non vuole permettersi una simile perdita e farà di tutto per evitare che ciò accada. Passiamo delle intere mezze giornate. Che c'è anche, facciamo la dieta adesso sui ristoranti giapponesi con quei piattini piccolini che girano, facciamo la dieta, mangiamo, stiamo benissimo. Stinti, sarà da scrivere. Cataveva da Fedez, le araniera, aveva da Fedez, la Repubblica, pagina della cultura della Repubblica, carta canta, la risoluzione dell'ONU, la salvaguardia delle parlate locali, e scritti qui, adesso, anche se te ne sia te le distesse. State a sentire cosa di suono, Estere, questo non è più del polso che meno nell'ONU, questo che scrive, gran parte di suono, gran parte di queste conoscenze è passato oralmente di generazione in generazione. Quindi la perdita delle loro lingue equivale alla perdita di intere enciclopedie e saperi. Ti senti col cade clono? Esther? Scarda per me come chiamate. Questa è la risoluzione dell'ONU. Me non ho mai visto che non si rispetta una risoluzione dell'ONU. Non è mai capitato che non si rispetti la risoluzione. Le sottesti sei che qui da noi. Anche qui da noi anticamente, Esther, scarda per me, anticamente, qui da noi c'è il popolo etrusco. Molti, parlo di molti anni fa, parlo di tantissimi millenni fa, c'era il popolo etrusco. E gli etruschi, te da sapere che gli etruschi, come posso dire, iscrivevano una massa, iscrivevano, come posso dire, rapportorale. Quando arrivati i rumeni, chi ignorenti rumeni, loro in altra mandella la tradizione etrusca, non l'hanno tramandata. Gli etruschi era poco, pure i rumeni pensavano sempre per loro, e se il etrusco non è più niente, non è più nessuno che fa etrusco, deve essere un che finito, l'etrusco finito. E me an voi che succede una roba se enca me nostia le, na, me an voi che messo sta roba che qui anso sempre in punte, ho voluto sempre scare dialetto, se mi non, la mi nona, sempre parlato dialetto io, vedere che il nostro dialetto non muore, il nostro dialetto. Trovare una soluzione, un capo sfebbe, dammi un'idea. Vedrai che adesso me a scrivo l'ONU, vedrai, e gli mando tutta la mia ricerca all'ONU, che me
Me Levintan che ha raccolto tutti i documenti, storie, rudelle, poesie. Le ho messe tutte qui dentro questo. Si chiama Personal Computers, questo. Hai voi un bel? Dai un bel. Ha una memoria questa. Questa la tolse la memoria Clipper, se stai tu dentro la Clipper, capito? Questo, gli voglio un bene, un bacino. Ha una memoria lui, altro che adesso scrivo l'ONU e gli mando tutte le mie ricerche. Allora, no, non da sbagliare, perché... Allora, se preciso sempre stand by qui, no? Questo è ciso, basta toccare. Allora, donca, file. Documento Word. Otruz. Allora, adesso che malone, donca. Va bene. La bocca sotto. Com'è la bocca sotto di sé? Allora, donca. Da schema l'uomo, eh? Allora, partisco. Donca, cara ONU. Cara ONU, un po' di cara ONU. Non è un cristiano, no? Tocca scrivere, ma come? Presidente l'ONU. Presidente l'ONU, certamente. E come facciamo lei, Presidente l'ONU, cosa? Presidente l'ONU. Oh, ma lei questa puntata della lingua? Cosa? Facciamolo. Kenir, Anan, Kofi Anan. La schema Kofi Anan. Allora, no. Caro Kofi Anan, presidente dell'ONU. Presidente dell'ONU. Sono un riminese della Romagna. Due punti. Achille Bianchini, detto Chile, la famiglia di Sassarei. Maestro elementare nella scuola di Spadarolo di Rimini. Punto. E dato che il que e va tot pers, aperta parentesi, che poi ti spiegherò, caro Kofi, chiusa saina, ti volevo parlare della Romagna. Perché, caro Kofi, devi sapere che la Romagna, come posso esprimermi in un certo senso per farti capire cosa significa la Romagna? Kofi, vorrei dire, a volte non mi viene proprio il concetto suo. È un trapezio di terra corroso da una ventina di torrentacci che, arrivati a valle, si mettono a fare i fiumi. I fiumi, grazie. Lassù, magra e stenta, fino a mostrare l'ossatura dei calanchi. E quaggiù, bella grassa, tutta porta. A misurarla con gli occhi, non è più grande di quella che domini da una penna di San Marino. E se la sovrasta un temporale, non ne avanza niente. Piove a Imola e piove a Cattolica. È una natura sola, un blocco con un suo carattere, una sua parlata. Eppure, com'è vasta e complessa. Da Mercato Saraceno a Bagnacavallo, da Mondaino a Russi, ad Alfonsine, c'è la stessa differenza che passa tra la Vernaccia e il Vin di Bosco, tra il Sangiovese e il Strembiano. Sfrigolano, schiumano, esplodono tutti e ciascuno ha pompato alla terra un gusto diverso, un diverso vigore. Va là che è bella la Romagna! Va là che è bella la Romagna, caro Kofi! Ecco, punto! Caro Kofi, nel senso di presidente dell'ONU, mi dirai, molto bella sta Romagna, me avec scritto Emilia Romagna. E difatti hai ragione Kofi, perché te da sapere Kofi, che qui una volta, qui da lui, gli era tutto anarchico, repubbliche, tutti anarchici repubblicani. Vuoi che fessi una ragione da parlare? Dai, è impossibile Kofi, e difatti la smembra tutta, l'hanno tutta smembrata. E di fatti, Kofi, te la sapevi che Montefeltro è Romagna. Voi la mesta merda. La mesta merda. Perché come dice caro Kofi, un grande poeta nostro che si chiama Olindo Guerini, che adesso te lo allego tutto in allegato. Allega Olindo tutto in allegato. E dice Olindo. E dai, tu qua e la con la Romagna, che la perla cheva di Assassin. E io tutti carogni e birichini, che l'invidia smardosa, la si mangia. E invece posire per la campagna con Baianien, con Kendon, con Tadeo. Nessuno ne pensa bene, tutto i svobè. I lavora, i fatica e i si guadagna.
E Mel, le chi va via di tanto in tanto e non si sa più notizia. Tant'è vera che il segretario, ma con te che intende, e Sendic Nov, della terra di Castruchera, l'ha fatta proposta al Butezo Campset. In tutti i modi, i morti tutti in galera. Hai capito, Tommy, come siamo fatti? Roma in Godi. A sentire un maio, a sentire un padre per il tuo spiesa il taiadelli, e tutto il buoni per il tuo spiesa il vento con una pasticciata e quale una settura tuo spiesa dei la botta. Olè! E tutto il buoni. Scusi, non ho potuto fare a meno di ascoltarla. Sì. Ma lei è proprio sicuro di quello che sta facendo? Voglio dire, scomodare l'ONU per queste robette. Lei crede davvero che valga la pena investire del tempo per salvare queste canzoncine, queste poesiole, questa pseudolingua dell'età? Ma andiamo. Andiamo con tutto il mondo che cresce culturalmente, che si evolve. Lei crede davvero che bisogna fare uno sforzo per salvare queste cose qua? Manca un minimo spessore culturale. Ecco, manca la cultura, manca la cultura, ecco. No, guardi, mi scusi, ma guardi che cultura anche questa, mi scusi, Perché ad esempio anche i sassi, che non sembrano, sono importanti anche i sassi sono importanti. Ma cosa c'entrano i sassi? Si prenda le sue responsabilità. Lei vorrebbe elevare al rango di lingua quattro espressioni dialettali che provengono da un territorio, se lo lasci dire, che con la cultura ha sempre avuto poco a che spartire, che ha sempre dato poco di culturalmente elevato. Ecco. Guardi, mi scusi, lei si sbaglia, Guardi che la Romagna è stata la culla della cultura, Adesso io non la conosco, ma lei prende la baglia, mi scusi, glielo dico, prende la baglia. La Romagna è stata la culla. Ad esempio con la tradizione della Pentapoli, non so se lei conosce, della quale Rimini è una delle città principali insieme a Ravenna e tante altre, insomma, voglio solo dire, la Romagna è stata la culla della cultura, anzi, ad esempio, non voglio dire, non so se lei lo conosce, è Dante Alighieri, conosce lei Dante? Non sia ridicolo, chi non lo conosce Dante Alighieri? Dante Alighieri, la Divina Commedia, l'ha scritta tutta in Romagna, certamente, ci sono documenti dappertutto, l'ha scritta a Broc, a Montfior, è andato a Ravenna, è venuto a Rimini da noi, Dante Alighieri, l'ispirazione della Divina Commedia, l'ha scritta tutta qui. Lui si metteva ad esempio in Uba, adesso il bar non c'è, si metteva seduto, diceva, Piazza Cavour ha scritto tutta lì, è stata una cosa, guarda, se non c'era la Romagna, la Divina Commedia non la facevano, adesso voglio dire, che poi non so se lei lo conosce, noi abbiamo uno qui in Romagna, che si chiama Francesco Taranti, che adesso non c'è più, poverino, è morto, poverino, ma questo Francesco Taranti ha fatto tutta la traduzione dell'Inferno di Dante in dialetto romagnolo. È stata una cosa che gliela volevo mandare, Coffi, gliela volevo mandare anche tutta la traduzione di Taranti, ma dopo l'ho messa tutta qui, l'ho copiata tutto nel computer, che ho buttato via tutti i libri, che la mia moglie dice che fa la palla, i libri fanno la polvere, dice la mia moglie, no? L'ho messa tutta qui la traduzione dell'Inferno, solo che non gliela mando tutta perché sono troppi kilobites, non vorrei che mi si inceppi il computer, comunque io a Coffi gli mando, adesso non so se l'hai presente, quel canto che c'è, adesso mi ricordo, che c'è, vedete lei, Paolo e Francesca. Il quinto canto dell'Inferno. Bravo. Quello lì, ad esempio, no? Quella è Francesca, è Francesca da Rimini, Discognala pure, qual è Francesca da Rimini? Qual è la da Rimini, capito? Allora, come bello quel canto che io guardo. Tutte le sere, prima di addormentarmi, lo stampo, perché non c'è più il libro, no? Lo stampo e me lo leggo nel letto prima di addormentarmi. Mi piace, mi commuovo tutte le sere. Quando me lo leggo, no? Paolo e Francesca, che lo stampo. Guardi, io se non c'è quella non dormo, lei lo crederà, Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Alizimi un bel dì da sdetele e romanda di Lancillotto con la sua bella,
senza che avessi l'ambra d'un sospenso. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che mi vinse. Me l'isen apparteva la favela, e lo e trinava tutto come una foia, e sempre più strinzeva la stanera. Tacco, prendevo. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanta amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Quan calidesmi che tra bella gioia la spaseva baseda che dubnò, bevo che per invece con un boia, un deseo ben sbello, e poi un scricò, trac, la presa, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. L'endeda finì con Caima di Leva, che inciuse libre e buonanotte scuffiò. Devi che andare, no? Stato così, no? Dante sentire così, insomma, come un mancamento. Dante prende come un mancamento. Si rivolge al suo maestro, maestro di Dante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangeva sì, che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. E in tem che la Francesca la scureva, lo e piangeva fort, come un tabac, e meo sentì la testa cranzireva, e poi assoccasse per terra, come un black. Ma sarà bella questa immagine del black. Noi black, in dialetto ravennate, è lo strofinaccio per asciugare i piatti bagnati. Ma sarà, guarda che immagine che trovo Dante. Voglio dire, Dante veste breve, Motalanti, come Dante Satalanti, mi scusi un attimo. Cioè, non mi sembra un paragone adeguato, mi scusi, Dante Motalanti. Mi perdoni, sì. Lei in fondo si vede una persona genuina, grazie, ingenua. Lei mi ricorda un po' l'idiota di Dostoevsky. Cos'è che fa un fan? C'entra, è un parallelismo letterario. Ah, c'è un dedo di bestia, non così. Lo sa lei in quante lingue è stata tradotta la Divina Commedia? No, non lo so. Lei pensi che è stata tradotta addirittura in cinese? Oh, ce ne sarebbe, che cinese? Quello che lei mi aurora, intanto certo, non basta elevare al rango di lingua da salvaguardare la lingua e la cultura romagnola. Poi scusi, si guardi intorno. Lei appartiene a un territorio che non ha più un'identità, che forse non ce l'ha mai avuto un'identità. È proprio per questo che sta perdendo la sua lingua. È un processo inevitabile, irreversibile. Poi scusi, parliamoci francamente. Cosa ha a che vedere Rimini con la cultura? E poi cosa c'entra Rimini con il resto della Romagna? Andiamo. Mi scusi, adesso io non la conosco, però lei si sta un po' allargando un po' troppo, mi scusi, mi permetto. Lei, ho capito il tipo, mi scusi, lei è un professore, mi vuole dare una lezione a me, mi scusi, ma no, questo non lo può fare nella mia terra, la lezione gliela do io il professore. Come cosa c'entra Rimini con la Romagna? Ma Rimini è stato il centro più importante della Romagna. Rimini, lei è blì della Romagna, Rimini è l'ombelico della Romagna. Cosa intende dire? Si spiega meglio. Cosa intendo dire? Intendo dire che anticamente, ai tempi antichi, Rimini è stata la città più importante della Romagna. Quando è che Roma non era ancora in bello, quando Roma non era ancora in bello, da nessuna parte, Rimini già batteva moneta, qui era scrittore, la civiltà villanoviana, E cosa è rimasto da allora? Poca roba. La pieda? Sì, la piada, giusto la piada. E rei? Il vino. È moda di verbi? Il modo di dire i verbi, certamente. Ti spieghi meglio? Mi spiego subito, certamente. La pieda de niente, che ormai è la nostra impartotto, è anche in Cina per venire nel suo terreno, caro professore. Sta acqua, sel, farina, una mugliastrotta, alla fenda più 3.000 anni, la facciamo da più di 3.000 anni, caro mio professore, se lo vuoi sapere. E nostro vein è sempre stata una delizia, sempre stata una delizia, che difatti i rumeni, erano innamorati dello strumento, li piaceva da matti, erano innamorati in coppia dello strumento. Voi qui da noi, anticamente, c'erano i galli, lei non lo sa, qui c'erano i galli una volta, anticamente. E lei, Brenno, conosce lei Brenno? Brenno? Brenno era un gallo senone riminese, quello che è andato a tirare le barbe ai senatori del Capitolio, quello delle occhie del Capitolio. Era un gallo senone riminese, un disegno della cultura, Brenno era riminese.
ti studia la cultura. Allora, che stai da Sidney? È professore, glielo spiego io il concetto. I galli, per di io, pronome io, i geva me. E di fatto, te nord Italia, tutti i dialetti per di io i dis me, o sina mi i dis. I rumen, per di io, i geva ego. Mi sembra che anche a Rimini si dica me. Na, lei qui che sbaglia, professore, è qui che si sbaglia, professore. A Rimini dis a, che vuol dire io, noi e voi, che stai a sentire, professore. A so, io so. A se, noi siamo. A si, voi siete. Yes. Allora. Da sora gli è venuto il gallo che diceva me, e da satta gli è venuto il rumeno che diceva io, e Remin le vengete messe, era di me. E dato che per noi tutto quel che venga fuori le buono, però a sendighet la nostra tradizione e a mutem mai via di le sue. Allora, satta Remin a San Maren fino a Cugnien per di io sono dis i a so. E a Remin, a Mareina e sora Remin, us dis me a so. La capì adesso, professore, perché a decchiarem l'este blit la Romagna. Capito adesso, professore? Mi è bastata la lezione, mi scusi. Non capisco questa cosa, non benico di cui sta parlando. Amore, di tu. È duro come questo da Rimini, il nostro professore. Intendo dire che la lingua romagnola ha avuto origine a Rimini. Dalla fusione della lingua dei Galli con quella dei Romani, sopra un substrato milanoviano, come direbbe lei. Poi si è estesa a nord per tutta la centuriazione della pianura padana, fino ad arrivare alle colline dell'Apennino. È per questo che ha dei Cremin le Ebride da Romani, caro il mio professorino. Adesso mi sembra che sia stato chiaro, eh? Ecco, ogni volta che sento parlare persone come lei di cose da salvare, da salvaguardare, emerge con forza quella che io definisco la sindrome della tribù. In questo ultimo periodo sto avendo un certo successo, soprattutto nel nord Italia. La sento parlare e mi sembra che lei abbia una visione centripeta dell'evoluzione, con la regola che vige nel mondo tribale, dove al centro del mondo ci sta la tribù con l'identità degli indigeni, che rimangono aggrappati alle loro tradizioni, perdendo di vista quello che è il mondo esterno, il mondo reale, una visione chiusa e limitata della realtà. Guardi che questo è un atteggiamento che può essere anche molto pericoloso, eh? La globalizzazione farà anche paura, è vero, ma questo campanilismo paesano, provinciale, andiamo, questa sindrome della tribù, se fosse per lei nel 2100 avremmo solo sagre paesane. No, caro professore, no, non è così, lei non mi ha capito. Io le sagre ci vado, perché si mangia bene alle sagre, ma per quello io non sono... Io, me ho detto che Remi le è Blig la Romagna, le è vera, non fraintenda però. Io non so, me non so un che sta tutto di a guardarsi su Blig, caro mio professore. Io mi guardo molto intorno, professore, sì? E vedo, e non glielo vado a scrivere a Coffee, ma glielo scrivo adesso anche a Coffee. Vedo tutte le interazioni che sono nate dal rapporto del romagnolo, in particolare del rimnese, con tutte le culture circostanti. Adesso, caro professore, anche Coffee lo dico, caro professore, tu parla te d'Europa Unita. Si parla tanto. Ma lo sai, professore, che sono stati i primi a fare l'Europa Unita, caro professore? Glielo dico io se non lo sa. Sono stati i bagnini riminesi che si sono sacrificati, poverini, e sono dovuti andare tutti con le tedesche e con le svedesi anche con le svedesi. Ma adesso glielo scrivo, non bisogna avere paura. Come posso dire, Coffee? Perché il birro, ecco il fenomeno, il birro, Coffee, pur essendo legato alle proprie tradizioni, virgola, è stato in grado di entrare in contatto con i popoli stranieri, virgola, e ha ripopolato la Germania, la Svezia e anche la Svizzera. Ma che come posso fare, Coffee, per farti capire il concetto del birro? Cioè, non è facile, per te, è vero, per dirti, Coffee, faccio un disegno, faccio un esempio, dopo te lo mando. Lei era bella e il seno provocava.
fascia lunga attirava su di sé tutti gli sguardi della sala circostante in quella sera d'estate del Rio Re. Moscia che fiola, ho detto dentro me, scusi signora, permetti un ballo, lì la madeta se, prego signora, a passe mai qui. Lei era bella, e il seno provocante, io la tenevo stretta su di me, ed il mio sguardo entrava penetrante, e penetrava dentro il decolleté. Mai dare un beso detto dentro me, un'è ancora ora, ma mi sentivo dentro non so che, scusi signora, e ara io la sé. Per la madosca, l'avevo un fiede bestia, e allora scusi signora, ai io mandè. Cosa ci ha nella bocca che ci puzza? Ah, c'è un ponte, l'ho messo l'altri dei. Dica signora, ci ha guardato bene. Scusi signora, se sotto il ponte che mi ha detto ora, ogni guardo che faccia da cagè. Ma se continuo su questo registro non credo che ci siano più ambiti di discussione. Quest'ultima cosa che ha detto sul birro è becera, aberrante, nemmeno popolare, guardi. Ma lei crede davvero che le Nazioni Unite, che l'uomo nuovo voglia rimanere legato a questi modelli, a queste che lei chiama tradizione, a questi personaggi insignificanti? Beh, se continua così non vedo perché dobbiamo continuare a confrontarci. Aspetta, buongiorno, vada via. No, forse non ho capito, forse ho esagerato io un attimo, forse è vero. Beh, mi sono lasciato prendere dalla verves, dalla vosca, come si dice, no? E ho un po' esagerato. Però, professore, noi siamo... Per dire, anche Kofi, glielo stavo scrivendo su Kofi, no? Noi siamo così, cioè Romagnolo è così, ha bisogno di esprimere questa sua parte, se no non è vero. Ma, dice, ci sono anche riferimenti culturali molto elevati. Ad esempio, lei lo conosce, Federico Fellini, conosce Federico Fellini? Certo, vado avanti. I Vitelloni ha parlato del fenomeno del birro dei Vitelloni, chiaramente. Ma è quella cultura, scusi se mi permetto, eh? E poi noi, insomma, se non esprimiamo questa nostra parte, non, perché anche nel dopoguerra, guardi, che adesso il fenomeno del birro, che lei me lo critica, ma guardi, che anche andare con la straniera nel dopoguerra era un modo proprio per aprirsi, molto. Faceva rapporto sessuale, rapporto culturale era proprio sessuale. Perché andavi e conoscevi tutte le altre culture, capito? Era una cosa che si apriva. Non era un rapporto sessuale, era un rapporto culturale, no? Adesso mi scrivo Kofi. Perché, Kofi, devi capire anche il concetto, no? Ha ragione che il professore è stato che dopo la guerra, se in 20 anni, dopo la guerra, lei cambia tutto. In 20 anni dopo la guerra da noi è cambiato tutto. È cambiato tutto. È cambiato tutto diverso. Ma a radice, salta, gli ha dato avanza a quelli che lei. Se no la roba che il professore ha venduto tutto. Viene giù tutto Kofi, se non rimane sotto la radice, per quello io mi affeziono anche a birro. È bello che birro Kofi. Perché dopo se si perde tutto, succede così come a scuola. Io sono maestro elementare, scuola Spadarolini, mi insegno quei bambini, insomma, io li vedo tutti i giorni i bambini. Insomma, a scuola, qua me a Marabia, a Scarigaletto, no? I bambini fanno i burdelli, fanno un casenco, e allora sono arrabbiato, oh, se la stavamo a burdelli, non basta questo scaramasco, però ti vado scazzo, non basta ancora! Sono arrabbiato, no? Oh! Non ha capito nessuno, quei bambini. Niente, il figlio dolce, sei l'unico che ha capito, è stato il bambino cinese, cioè là. Castellone. L'unico che ha capito, cioè là. Che altri figli dolce si dicevano, maestro, ma cosa dici, sei diventato matto? Che mi è venuto un magon, Kofi, mi è venuto un magon. Sì. Perché adesso, come posso dirti, Kofi? È difficile anche questo concetto qui di spiegarti, perché non passa attraverso i computer. Però adesso te lo voglio dire. Come posso scriverlo? Adesso, Kofi, la gente non si accorge di quello che sta perdendo. Ma quando te, ecco Kofi, torni a casa da un viaggio, no? Nella nostra terra, no? E non senti più quei suoni nostri, quelle belle S che abbiamo noi, no? Quelle belle Z che abbiamo noi, quelle belle vocali aperte che abbiamo noi, no? Dopo, Kofi, non ti ritrovi. Ti senti perso, Kofi. Come posso dirti per fare capire? Ti senti... Il concetto del magonaccio, Kofi, per spiegarti, perché? Va bene.
sento la musica arfata, metto tutto un cupie, ambo e santi più nessuno, amra voi fella per me, addosso la mi chitarra e avvita su me. E a Martolfo la spiaggia, senza un brillo, trappo casetta e bordello, che foto palom, tra mezzi che empa spaniera, chiari vai la fine me, a luci dal merchi la sera, caldor la pischè. E adesso ti sa fa, e i camei na venti e due, al macchini calzona, e caldira notte te, gli alberghi e fina zenta che la sada divertì, e i corbalè e i slasche, e allora le fatiga tornè, e i corbalè e i slasche finì, e allora le fa di Gartourne. Capito, Coffi, il magone che mi viene a me? E questa è la tristezza. Come posso dirlo? Grazie, guarda. Scurrile, triviale, talvolta comico, è vero. Per concludere con questo ultimo atto, la retorica dei buoni sentimenti. Lei è patetico. Se non riuscissi a sentirmi emotivamente distaccato da lei, beh, mi farebbe pena. Ma voglio farle un'apertura. Ah, sentiamo l'apertura, vuoi sentire l'apertura? Voglio venirle incontro. Perché devo riconoscere che, in alcuni rari casi, è vero, attraverso la voce di alcuni scrittori e poeti, il dialetto ha raggiunto un'elevata intensità culturale poetica. Ecco. Del resto anche Pierpaolo Pasolini amava esercitarsi nella scrittura in dialetto friulano. E devo dire che anche nel vostro territorio ci sono alcuni scrittori, alcuni poeti che andrebbero comunque isolati, che potrebbero essere proposte all'ONU come lei intende fare. Sto pensando a Tonino. Ma ecco, ne partiva chi pensa, a Saveva che andava a battere lo spuzzon di un professore, brutto sporcaccione di un professore. A ne so che andava sempre a battere, voi è il professore, voi altri professori culturali, avete sempre bisogno di dividere l'alto dal basso avete sempre bisogno di dividere, ma se una cosa la sta su perché Santa Cunia è un'enta con la tensò, e che è venuta prima, adesso, adesso magari che voi è il professor ti vos salutina vi impini la bocca sa stipo con i nostri poeti di letta, adesso è una rabbia, lo so. Cosa c'entra? Io ce l'ho. No, comunque, no, voglio sentire questo, perché cercavo di venire l'incontro riconoscendo che c'è qualcosa che comunque andrebbe isolato, però può essere salvato come no, perché se la lingua dialettale diventa un esercizio per pochi eletti, come direbbe lei con le sue parole, vuol dire che è morta. A cos'è che serve un museo, una biblioteca, un nosocomio, insomma le cose, se dentro la roba qui dentro non si trova, se non si usa la roba che è dentro, cos'è che serve? Non serve niente. E allora? Allora ce l'ho io la soluzione, vedrà, ce l'ho io Achille Bianchini, detto chi lei, della famiglia di Stazzarelli la soluzione, ce l'ho io. Io voglio fare col dialetto come gli antichi egizi, Ana! Cosa c'entrano gli egizi adesso? Andiamo! Cosa c'entrano gli egizi adesso? Io spiego subito, caro professore. Io Achille Bianchini, detto chi lei, voglio fare le piramidi d'Egitto con il dialetto, Ana! Voglio scrivere i geroglifici in dialetto,
Voglio tirare su le piramidi con il dialetto. E se un sparesse dialetto, la dai filè, c'è la piramide, si vede, c'è la piramide, lì, tac, non va via. Capì? No, guardi, credo... Certamente. Non riesco più a seguirla, credo che siamo su posizioni troppo distanti. Ah, se siamo distanti, allora, professore, che mantenga la distanza. Che vaga via, che vaga via, manteniamo la distanza. Rimanete nelle vostre conventicole, brutti porcaccioni che non siete altri, professore. Ma guarda, droga. Che ignorante un professore, non fate vedere. Va bene. Ma guarda, vedrai che ne è adesso a scrivere l'ONU, e mando Elte Bas, gli mando tutto, tutta la mia ricerca gli mando l'ONU, vedrai che loro mi darà una mena, tanto che il professore, sai che ho da me. Allora, dopo da finì, ho messo tutto in allegato, tutte le cose sono tutte in allegato. Quanti kilobites, però, vintana di cerca, allora, da finì, ma non so da dove, allora, donca, caro Coffin, spero che l'ONU virgola, apprezzi questo mio sforzo di salvaguardare la tradizione. Due punti. In particolare la lingua romagnola. Virgola, appunto. Ti allego, tutto in allegato, virgola, il materiale di 20 anni. Di ricerca, ecco come da piano. Come ho sempre. Di 20 anni di ricerca che rappresentano tutta la mia vita. Questo materiale, punto. Distinti saluti. Ad saluti. Punto. Allora, donc, siamo pronti? Donc, no del paese, eh? Allora, tutto l'allegato l'ho messo, tutto in allegato. Donc, questo è outlus. Allora, www.onu.com, indirizzo, ed è spedito. Sono a posto, eh? Controlla tutto, allora, legato, file. Allora, donc, ecco, come disse un altro romagnolo illustre, questa è l'ora delle decisioni irrevocabili. Pronto, Coffee? Andiamo? Pronto a spedizione? Pronti via andare, Coffee? Pronti via, andare. È andato, e via che andare. Come va? www.onu.com e poi invio a Coffee. E va, no? Invio. E invio. Ste, com'è la cumbà sto computer? Te l'hai messo a me 30 volte, ma sto computer, cumbà. Ma detto io. Guarda. Mamma, questo ti deixo mamma.
scrivo il testamento a mamazzo. Amena, scrivo amena. Scrivo mano, mica paura io di te. Allora, testamento. Si impera. Me a mamazzo. Perché in tu mondo non si accorda mai a niente me a voi più campè, punto. Perché se t'accorgi che la guerra l'è brutta, tan la fe più la guerra, la guerra. Perché se t'accorgi custeva ben quando custeva pez, tanti lamenti con ste o mel o che dis che ste me sono venuto no, non c'è passato perché se t'attarcor la lingua la tutera tane paura da mu ave una terra, una chiesa, un rifugio. Perché se t'accorgi da robi, tanti scord a te. E me ho paura a scurdem chi cascò. Punto. E me non vuoi più campè in tun mand senza sapere chi cascò. Punto. E adesso mi ammazzo, mi sento. Adesso mamma, ti direi che. Allora, tocca. Amatax sui qui. Qui vengo tutto. Non posso. Mi viene giù tutto, mi dà con lui. Un capo sperma, se. A botte mareccia, mi butto nel fiume mai, che ti direi. Mi là, mareccia, mi là. A vaga marena, un botte porto, mi butto nel porto. A vaga marena sulla palena e mi butto nel porto. Ti direi che là, qui è l'acqua. Ah, fa un bel così e poi mi ammazzo, dai, così imparano tutti, fammi bene. Una faldata, non c'è, una
Adesso mi ammazzo. Vedrei se impera. Vedrei se impera. Ultima tardi. Se la scappa fuori sta boccia di qui. Metti che scappa via questa bottiglia, no? Dico. E la vai a temere per lei. La zira, per 50 anni, 100 anni. Metti che gira 100 anni questa bottiglia. E ritorna nella spiaggia di Rimini, no? Voglio dire. Metti che la trovo un bambino, no? Quel bordello è l'es, apre, ci spacca tutto. E l'es. Ma che lingua è questa qui? Fra 100 anni sto bambino che dice. Ma questa che lingua è? Cosa sono questi? Geroglifici egiziani, dice questo bambino. Come scrivevano prima? Qui parlavano strano 100 anni fa. Dirà sto bambino. Mi sa che non mi ammazzo più. Non mi ammazzo più. Perché ho capito che io sono importante. Oggi se sono importante io. Dice computer, dice l'hard disk, hard disk, floppy disk. La memoria, ma guarda che io sono un pezzo di memoria più importante del computer, molto più importante, io sono importante io, perché io non ho studiato molto, non sono un professore, io non sono un dottore, però i miei libri li ho letti anch'io, e ho capito una cosa, ho capito che tutto è importante, tutto, anche i sassi, che non sembra, sono importanti anche i sassi, perché anche un sasso serve a qualcosa. A che cosa serve un sasso io non lo so, ma se un sasso è inutile, allora è inutile tutto, anche le stelle. Non mi ammazzo più. Ho capito che... Cos'è che avevo messo questo? Fabi, c'è che ho qua. Un altro testamento? Ah, questa è la pietra, vedi che travascoste. Alla dei, sei marina. Cos'è Svan? Sora che bruce. Ai oi spain e i gamba russi. Bella roba, e tu ti port, ti compri per si mate lord. No signore, mi bandas, voi sapete cosa che fa? Assi spain ha fatto una siva, ma che l'ha presa, drilla piva, duke te, belli gracor, ti ha rubato tutti i pomidori. Lei era messa a stella sette, Geggiani, e l'altra dritta. E dimmi so, si gamba russi, un mandetto un quendico. Se ti tratta un contadino e ne svoi a fare un spuntei, di chi ti fa una piadenna, ma strategia, e se ne fa sei una gambaruzza. Poi, se formai, e se gli erbi cotti slai, fa sotto un bel casson, le ho un'imbrenda da 1 milione. Questo gli insegna l'om de bruz, che in cai spene i gambaruzzi, a pansei, in fondo, è qualcosa, ma sta no. Aveva ragione Pazzini. Questo insegna l'uomo del biroccio, che anche gli spini e i gamboni del grano turco, a pensarci, in fondo, servono a qualcosa, a questo mondo. Non mi ammazzo più, senti.
E poi sempre più spesso la sento usare dei termini di origine anglosassone. Tecnic, sa, c'è, senza luce! Un po' senza luce perché le sette in guerra. Spariamo noi, eh! Vai subito a cendere! Vai di corsa a cendere, eh! T'ammazzo figlio, te! Vai a cendere, disgraziato! Dite te, che ha fatto una strage! Cagone! Cuspovali su! Che smetta a sparare, che ti spariamo, eh! Mettimi in pausa, mettimi in pausa! Te pagare la muletta? Riposatevi! Sta tagliando la luce qui, eh? Le qua non si pega mai, non pega neanche la luce! Guarda, la luce, brutta disgraziata! Hai fermo stand, è fulminante, fermi il spettacolo di Sabone! Ecco, ecco! C'è qui! Qui è un corto! C'è qui! Ecco! Silenzio! Ecco qua quella siamo! Stavo, ma si vede qua, fermi da lì! Sparo davvero, bambini, eh? Sparo davvero, bambini. Ti sparo anche alla fine, per un numero così, eh? Eppure è psicopatico. È psicopatico.